di nuovo questo, la gamba del tavolo, faccio la sezione di 50 e blocco questo, un altro 50, lo converto in una dimensione fissa e lo blocco. Ok, questi li posso spostare verso fuori. Ok, adesso faccio ok a questa estrusione, lo copio da qui a qui, e adesso rispetto al centro devono essere simmetrici. Faccio questa misura, prendo questa misura da qui al centro e da qui a qui. Vedo che questi due non sono uguali, clicco su EQ per garantire che sono due distanze uguali, e così se cambiano, cambiano insieme. Ok? Allora, seleziono questi altri due, faccio copia . Devi uscire, esc, poi riseleziona. Riseleziona, ti dà... Ok? Guardi, se faccio questa misura... No, adesso me l'ha fatto subito, però se esco, riseleziono, me la dà. O se prendo questo... Mi dà questo temporaneo, lo posso rendere stabile, esco e riseleziono, poi posso bloccare. Ok? Allora adesso faccio queste due misure. Anche questi due possono essere uguali. Questo qua ha bloccato le quote. Dove? Ah sì, per questo piccolo. Allora, se questo l'ho copiato, poi ho dato una misura continua di 2, poi ho cliccato su ecco. Ok? Allora, un'altra misura dall'altro lato, due misure uguali saranno, faccio EQ, adesso sono diventati fissi. Adesso questa anche posso fare così, posso fare align, l'allineo, questo è il riferimento, poi questo viene spostato qua. Questo lo dovevo bloccare. Questo e questo si è allineato e si blocca, quindi rimane allineato. Se questo si sposta, questo si sposta. Di nuovo questo con questo e blocco. Quindi anche questo un altro metodo. Allora, guardate, il problema che è successo prima è che questi non erano allineati. Allora, quando abbiamo cambiato la misura, la lunghezza, questi tra di loro si sono allontanati bene, questi hanno mantenuto questa distanza orizzontale, però questa è rimasta arretrata rispetto a quello che è andato su. Quindi, e conviene fare così. Seleziono questo, allineo anche questo e vincolo. Ok, sono su Align. Questo è vincolo. Ok, quindi adesso dovrebbero essere tutti allineati.
con misure uguali rispetto al centro. Quindi se cambio larghezza, questi si spostano a destra, questi si spostano a sinistra. Se cambio lunghezza, questi vanno su, questi vanno giù con la stessa distanza, perché è tutto vincola. Voi immaginate che questi due assi sono due piani verticali, sono fermi, fissi questi, non si possono spostare. Quello che si sposta, quello che è legato a loro, quindi vanno verso fuori. Allora, adesso questi devono arrivare a una certa altezza, vado sul piano frontale e creo un reference plane, piano di riferimento orizzontale, e qui gli do una certa altezza default che è di 78 cm. Ok, e questo parametro di altezza deve essere variabile. Quindi faccio una misura, una quota. Questa quota dovrebbe diventare un parametro. Questo parametro si chiama altezza. Questo è un parametro di instance. Ok, e faccio ok. Quindi questo è un parametro variabile. Creo una copia di questo a 50 centimetri sotto, 50 mm sotto. Ok. E questa misura la voglio fissa. Questa gamba verrà alzata, attaccata, bloccata a questa quota. Questa verrà bloccata a questa quota. Anche questi due. Ok. Ok. Questa abbiamo, oh scusate, questa accettando. Ok, allora adesso vado in planimetria, quindi in livello di riferimento, in vista orizzontale. Faccio create extrusion, faccio un offset di 80 e qui faccio un rettangolo. Qui posso dare comunque delle misure default, quindi faccio 1000, però adesso non le posso dare perché devo prima fissare queste distanze. Quindi faccio questa distanza qui 80 fisso, questa 80 anche fisso, e questi due ok. Adesso faccio ok a questa misura, a questa estrusione. Allora vado in frontale, vista anteriore, questo lo blocco al piano sopra, questo lo blocco al piano sotto e vado sempre a livello di riferimento. Adesso do una larghezza variabile, quindi questo è la dimensione che deve essere. Vedete, adesso ci ho tanti perché quelli di prima non li ho eliminati. Posso fare add parameters, aggiungere, o posso direttamente dare questo che ho fatto prima. Avete capito? È qui il concetto. Guardate, se io faccio questa misura, questa la posso considerare come aggiungere un parametro
nuovo o posso considerarlo un parametro già fatto. Quindi adesso questa lunghezza. Ok, quindi questa è la lunghezza, questa è la larghezza. Ok, se non ci fossero questi, qui ho creato due perché ho fatto il secondo, la seconda volta. Se non ci fossero questi, potevo crearli direttamente qua, creare uno nuovo. Ok. Allora, guardate, se clicco su Family Types qui, posso vedere i parametri, quelli che ho creato. Mi sa che questo, quello di prima, lo posso togliere. Ok. Vediamo un po' nella vista frontale. Altezza, sì, questa minus. Ok, allora. Vedete, se vado qua, l'altezza, se la cambio, facciamo questi, lunghezza e larghezza, faccio 2 e questo 1, 2, 2000 e 1000. E qui mi dovrebbe far vedere qualcosa di giusto. Ok, mi sembra giusto che questo ha mantenuto queste larghezze, queste lunghezze, tutto quanto. Mi sembra che tutto è solido, quindi va bene. Se vado su una vista 3D, mi sembra giusto, a parte questa scritta brutta. Allora, se adesso lo inserisco dentro il mio modello, vedete, mi chiede, vuoi sovrapporre quello di prima perché ci hanno lo stesso nome per lui. Adesso io non li ho salvato con un nome, però lui, l'oggetto, c'ha un'identità, un numero che io non vedo, quindi lui sa che adesso quello che sto inserendo viene dallo stesso file di quello di prima. Quindi se faccio overwrite, quindi sovrapponi, vedete, mi l'ha aggiustato. Adesso qui selezionandolo, vedete, vedo altezza, lunghezza, larghezza. Quindi basta cambiare questi. Quindi voglio un tavolo piccolo, quindi da 1 lo faccio 1 per 1 è 50, invio, apply, vedete, mi ha cambiato le misure. Quindi qui mi sembra che funziona bene. E dove sta? Eccolo. Ok, quindi basta selezionarlo e cambiare qui l'altezza. Faccio 1 metro, diventa più alto, 80. Ok, anche se qui sto lavorando in metri, invece lì l'ho fatto in millimetri, però ovviamente lui li converte. Ok, faccio 1,50 per 1,50 e lo fa. Ok, quindi sì, non è così immediata, però devo sempre pensare a, diciamo, a come collegare i parametri tra di loro. Quindi praticamente quello che comanda la lunghezza e la larghezza è quello che ho fatto alla fine io, che è questo che ho costruito alla fine. Però i vincoli sono che questi sono legati al centro e sono legati tra di loro, ok? Questi quattro gambe. Poi in altezza sono legati a un certo piano. Questo piano è un'altezza di un parametro che ho deciso qual è. Ok? E la larghezza, poi questa è una larghezza fissa. Questa è variante, però non è un parametro. Variante, però sono uguali tutte e due, perché così garantisco che il centro rimane il centro del tavolo. Non si sposta tutto a destra o a sinistra. Ok? Quindi con questo potete fare tanti, diciamo, tanti famiglie che sono parametriche. Praticamente adesso mi basta copiarlo dentro il progetto e cambiare la misura di questo, che possa essere anche per qualsiasi altro oggetto. Ok?